appuntamento a porte chiuse che facciamo al sabato è che di solito le altre squadre mandano al sabato un loro corrispondente per vedere un po' se provi qualche calcio di punizione nuova, qualche calcio d'angolo. Allora è chiaro che il sabato preferiamo onde evitare che qualcuno conosca in anticipo se noi dovessimo fare qualcosa. Allora ecco, se è questo, cercare di non far vedere quello che stai preparando. Arrigo Sacchi ai tempi del grande Milan mandava sempre un suo uomo al venerdì al sabato a vedere gli allenamenti, perché sembra strano, ma il venerdì al sabato è quando provi, non so, un calcio d'angolo, un calcio di punizione particolare. E allora da lì, proprio quanto tempo fa, da lì ho pensato, se dobbiamo provare qualcosa di sui calci da fermo e non su altre situazioni, diciamo, cerchiamo almeno che gli altri non se l'aspettino, e perciò evitiamo di farglielo vedere. Addirittura c'erano le televisioni che riprendevano. È che devi trovare uno che non conosce nessuno, perché mi ricordo che a Philadelphia la spia di Sacchi venne scoperta, anche perché era stato detto ai tifosi chi era, e venne allontanato in maniera abbastanza brutale. È chiaro che arriva una squadra tosta, una squadra pericolosa, una squadra che non lotta assolutamente per la salvezza, perciò una squadra che ha delle precise qualità e caratteristiche, e perciò sta a noi cercare di, se possibile, di mettere in difficoltà. Parlavo ieri con un vostro collega che ho incrociato e gli dicevo come la vittoria di San Siro in classifica non ci abbia regalato niente, e questo sta a dire quanto sia dura e difficile questa risalita, e perciò quanto sia affascinante. Un altro problema è del tutto subito, cioè non possiamo aspettare, non abbiamo tempo di aspettare, non c'è tempo di aspettare. L'Inter ha finito con Schneider a sinistra, Forlan a destra, Pazzini e Milito davanti. L'Atalanta penso che verrà con Scalotto a destra, Morales o Carrozza a sinistra, Denis e Marilungo. Sicuramente verrà per vincere la partita, come è giusto che sia. L'Atalanta è stata una società che mi ha permesso come allenatore di arrivare a certi livelli, ma soprattutto mi ha permesso un rapporto incredibile, e perciò non potrò mai, cioè come l'Albino Lef, come il Toro, come tutta quella Fiorentina, che è la squadra per la quale tifo. Chiaro che quando pensi affronto la Fiorentina, ieri sera vedendo Napoli-Fiorentina, è chiaro che pensavo a quando affrontavamo la Fiorentina, però era distante nel tempo. Non so se è giusto che un allenatore abbia questi sentimenti dentro, però che non ho mai visto nessun allenatore così esplicitamente dire sono tifoso di, tutti cercano di sviare. Io invece da sempre, proprio da quando ho fatto questo mestiere, sì, io sono tifoso della Fiorentina, da bambino sono sempre stato. E non pensate che mi abbiano tirato sempre delle simpatie dalle squadre che allenavo. Però non riuscivo a capire perché non dovevo dirlo. L'Atalanta è stata costruita per andare in Europa, perché altrimenti non puoi recuperare 6 punti di penalizzazione così alla svelta. Sapendolo, chi di dovere ha costruito una squadra di questo tipo? La cessione di Padoin al mercato di gennaio ha dichiaratamente fatto capire che la squadra poteva raggiungere un certo risultato, cioè la salvezza, anche senza un giocatore importante come Padoin. Questo non fa che avvalorare la tesi che sicuramente questa squadra è stata costruita sapendo che le difficoltà erano superiori a quelle che avevano tutte le altre squadre. E di questo ne va dato atto alla società, all'allenatore e a questi ragazzi. Però se guardiamo la differenza dalla terzultima, cioè non si può pensare che è molto più vicina a un posto in Europa che non alla retrocessione.
Cioè, nelle televisioni interessano le tre grandi e perciò si danno risalto alle tre grandi e tutto il resto viene di Sono una cadena conseguenza. a sette adesso, non c'è No, ma solo per più. dire, ma abbiamo parlato di televisioni, è Sì. chiaro che... Però, diciamo, la relazione che mi hanno fatto tutti è più che sufficiente, penso. Ho visto l'Atalanta mercoledì. E vi dirò che l'ho anche commentata, perché c'è stato la seconda voce, la chiamano, che non è arrivata, e allora mi è stato chiesto per favore, visto se potevo fare la seconda voce. Ed era la prima volta che la facevo. E vi dirò che è stato importante, perché sei obbligato a guardarla meglio. Se da osservatore seduto in tribuna osservi le squadre in una certa maniera, se devi commentare in diretta quello che succede, è chiaro che non ti puoi permettere neanche la minima distrazione.